Salve a tutti amici YouTube, bentornati in un'altra grandissima puntata di Minecraft Ita. Vi faccio vedere le grandissime novità che ho ulteriormente apportato. Intanto tutto l'orticello si è espanso ancora di più. E qua adesso bisogna fare anche quello di zucche. Aspettate, tolgo questo audio fastidioso. E poi, qua giù c'è tutta la lista, è una specialista di cose che poi dobbiamo fare. Bisogna creare un edificio per galline, aprire la casa, neve. Bisogna fare tutte queste cose. Partiamo da... Zitto. Questo, orto di zucche. Avere il portare sotto casa però è un po' fastidioso, devo dire, però vabbè. Allora, prendiamo i semi di zucca. Tutto ciò che dobbiamo fare è ampliare l'orto. Quindi, fare questa cosa qua, falla qua. Pure, oh ragazzi, la musica l'ho messa a zero. A zero. Allora, vediamo un po'. Vediamo un po', tico. Poi tanto dopo vi faccio vedere tutto il magazzino che dovrei andare a costruire, anche se non è proprio un granché perché potrebbe venire meglio, però noi lo facciamo venire meglio. Forse il legno bianco. Bianco, 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 bianco. Non mi dire che non abbiamo legno. C'è quel cane nero. Voglio andare a recuperare il legno. Poi, come vedete, ho un bel po' di esperienza, quindi appena c'è 2 minuti, che non è il prossimo episodio, si va nel Nether e andiamo nella fortezza che ho trovato. Prendiamo tutte le casse, derubiamo un po' in giro e guardiamo se riusciamo a trovare due diamanti per fare l'enchant table. Ci servirà per incantare gli oggetti, naturalmente. Via, 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 via. Allora. 32 bastano, sì, credo di sì. Accidenti, qua bisogna metterci anche un bel po' di roba. Un po' di terra. Un po' bruttino, se no. Ah, poi quando sono andato in una miniera ho trovato Mob Spawn e ci ho trovato anche una bella sella. Quindi possiamo anche cavalcare il nostro cavallino. Bellino, bellino. Però qua non so perché ci sia una pecora. Levati via. Vai via. Stupida pecora. Ci sono tantissime cose che vanno fatte, ragazzi. Infatti, ho fatto la lista appunto per questo. Ci abbiamo un secchio? Certo che abbiamo un secchio. Il buco centrale è questo. Olè. Ora mi sa che finiamo anche la zappa, sicuramente. Ah già, aspetta, ora che mi ricordo, ora che mi ricordo. No, a parte il buco non è qua. Poi, le zucche, come avete visto, non nascono sopra. Ah, meno male, è andata una, così vi faccio vedere. Ma nascono accanto. Quindi bisogna fare uno spazio tra una coltivazione e l'altra. Allora, vi faccio subito vedere. Bisogna fare così, tipo qua non si fa niente. Leviamo tutto qui. Ding, ding. Dai, via. Oh, no! Ok.
speriamo di qua. Ecco, anche finita la zappa. Mannaggia, mannaggia. Intanto, ragazzi, scrivetemi pure nei commenti se vi garba la casa, se la volete modificare, se dovrei farla più bellina, che in effetti fa un po' cagare in effetti, eh. Tutto cobblestone, così magari faccio gli stone brick come ho fatto di là. Così almeno diventa una cosa più decente. Ora te via. Via, via, e via. Oh. Potrebbe essere anche più efficiente se si fa una fila di qua, così vanno di qua, questi qui vanno di qua, questi qui vanno di qua, questi qui vanno di qua. Quindi sarebbero 1, 2, 3, 4, sarebbe meglio, sì. Ok. Allora, quindi facendo i calcoli è meglio farlo dalla parte di qua. Ora ci rilevo, ci rimetto la terra, così si fa prima. Qui ci devo saltare per forza. Anche di qua. Andiamo, andiamo. Ok, così va bene. Quindi facciamo così. A parte le zucche vanno un po' dove gli pare, eh. Però almeno si può andare un po' sul sicuro. Adesso vorrei prendere un po' di mobili, spero di avercelo. Così almeno si fanno crescere subito. Mobili, mobili, ce n'ho poco. Ai 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 ai. Oh. No, ovviamente ragazzi, devo togliere e portare di lì, se no fa un casino boia. Poi ne recupererò altro. Intanto ricarichiamoci il secchio. Poi possiamo farci. Perché vado giù? Oia, oia. Allora, facciamo così. Il piccone di diamante, come vedete, non lo sto usando. Perché voglio fare. Voglio incantare prima che si rompa. Voglio incantare prima che si rompa in modo da avere subito un bel piccone potente. Ok, stai zitto. Solo che ormai l'ho fatto lì, quindi mi spawno dall'altra parte. Addio. Vabbè, pazienza. Allora, quindi cosa volevo fare? Volevo questo via. La ghiaia, via, via, la ghiaia. No, non lo posso mettere via. Ah già, sì. Posso fare il tesserito? Zucchero, zucchero, zucchero. Si cresce più fretta. Ok. Quindi l'orto di zucca è fatto. L'orto di zucca è fatto. E lo andiamo a levare. Cosa ci rimane? Allora, fare la strada recente, recuperare i materiali, finire questa stanza. Ok, sì, finiamo questa stanza, dai. Voglio recuperare, spero di avere abbastanza nether brick. Ma sì, dovrebbe bastarci. E vai giù. Spacca di qui, spacca di là. Tra l'allero là. Anche se qua dovrò togliere il portale, però. Boh, lo faccio così la stanza di sotto. Portare la accenderò ogni tanto quando mi servirà e poi lo spaccherò subito. Così non farà così, no? Perché il posto dove sono spawnato è molto bello e interessante.
Creepypasta. Non è possibile. Non è possibile. Non dirmelo. Non dirlo. No! Ma guarda lì. Infatti c'era anche tutto contorno, però per uno, vabbè, pace. Quindi, fino alla stanza non è ancora finita, pace. Collegamenti via mare, neve. Ah, bisogna andare a prendere la neve. Oppure aprire la casa, che è l'edificio per le galline, fare finire. Mietere polli. Mietere polli. Andiamo a mettere polli. Ah, come vedete ho fatto una bella mappa qua. Con tutti i posti dove sono già stato. E almeno vediamo subito. Tipo qua, questo col collegamento prima, questo pezzo qui. Era attaccato, ora l'ho staccato. In modo da andare via per il mare con la barca e poi dovrò fare tanti altri punti in questo modo. Quante semi ho? Uno. No, va bene. Sembrano più semi. Molti più semi. Vediamo anche un po' di carote per i nostri amici maialini. Via via via. Go go go. Riusciamo anche la farm di mucche procede bene. Piccola farm. Polli invece ce ne sono anche troppi. State zitti un secondo. Sì, buonasera, salve. Tenete, tenete, vai, bravi. Però la cosa più bella è lanciarli in aria. Ok, mietitura? Anche se uccide quelle vicine è uguale, tanto ce ne troppi. Troppi! Via polli! Via! Allora, ributtiamo via queste stupide uova che non ci servono più. Quanto pollo? Tanto pollo! Che le fiume ci servono tantissimo per fare le, come si chiamano, le frecce. Che poi ho tante fiume ma ho poca flint. Di solito è il contrario, però questa volta. Oh, c'ho maialini. C'è sempre un ferravera naturalmente. Ti sei solo? Tieni, ti do solo da mangiare. Ci deve essere sempre un ferravera. La cassa che è non è piena, è strapiena, è proprio colma al limite della sopportazione. Sopporta cassa, sopporta. Però, avendo solo una selce, posso fare una freccia. 41 frecce, un po' troppe. 21 sono meglio. Ok, quindi abbiamo mietito. Si dice mietito? Boh, forse. Spero di sì. Dov'è? Dov'è? Vedete i polli? Dov'è? Vedete i polli? Ah, ecco. Che c'è questo? Ok, va bene, via. Per questa puntata credo sia abbastanza tutto. Abbastanza perché così va bene. Spero che il video vi sia piaciuto. Probabilmente ce ne saranno altri così. E per averne altri, il modo per farle è mettere un bel mi piace, iscriviti al canale. E magari anche passare dalle pagine social network, Google Plus e il sito web. Quindi grazie a tutti e al prossimo video. Ciao!